Ci sono momenti della storia della ricerca che costituiscono un punto di svolta dopo il quale le cose non potranno più essere le stesse. Ci sono teorie o scoperte che si trasformano in uno spartiacque tale da modificare radicalmente la nostra comprensione del passato e del futuro. Questo momento sembra averci sfiorato ed essere passato quasi inosservato in Italia lo scorso anno. Con la pubblicazione di un libro intitolato The Down of Everything, L'alba di tutto in Italia per edizioni Rizzoli, in cui i due autori hanno annunciato senza mezze misure che la maggior parte di ciò che pensiamo di sapere sulla storia umana è sbagliato. Che dire, molti di noi lo sostenevano già da molto tempo, ma quando a dirlo sono due accademici, la cosa è radicalmente diversa. Questo video non vuole essere tanto una recensione del libro, quanto piuttosto un'analisi dei suoi contenuti e di come questi possano sovvertire molte delle nostre convinzioni. I due autori, David Graeber, già professore aggiunto di antropologia all'Università di Yale, e David Wengrove, archeologo britannico e professore di archeologia comparata, Presso l'Institute of Archaeology degli University College di Londra, hanno focalizzato la loro analisi sulla storia classica, quella che afferma che per la maggior parte della preistoria abbiamo vissuto in piccoli gruppi di cacciatori e raccoglitori, e che è stato solo con la rivoluzione agricola avvenuta circa 12.000 anni fa periodo che abbiamo più volte trattato e continueremo a farlo, che abbiamo adottato forme più ampie di organizzazione sociale, che hanno portato a comunità complesse e gerarchiche. Tutto ciò, sostengono i due autori, si basa su informazioni vecchie e sorpassate. Purtroppo Graeber è morto due anni fa, era considerato da molti uno dei principali antropologi della nostra epoca. Allo stesso tempo, il coautore Wengrow è ancora oggi un archeologo molto rispettato. Secondo una visione classica della storia, la vita nell'antichità degli uomini cacciatori e raccoglitori primitivi sarebbe stata brutale e breve, fino a quando cioè l'invenzione di strutture di potere come lo stato o l'introduzione di figure di riferimento come i primi regnanti della storia non ci hanno permesso di evolvere. L'altra versione afferma invece che l'uomo antico viveva quasi in uno stato di grazia, gli uomini erano felici e liberi e fu solo con l'avvento della cosiddetta civiltà che siamo stati imbrigliati nelle nostre catene. L'alba di tutto, The Dawn of Everything, sostiene che se c'è stata creazione di miti è stata spesso portata avanti da non specialisti, come economisti, psicologi, storici che hanno ignorato gli studi moderni e utilizzato vecchi studi e schemi per ricostruire un quadro impreciso dello sviluppo umano. Beh, non c'è che dire. Secondo Graeber e Wengrove, quell'immagine si presenta in due forme accademiche diverse, che però equivalgono alla stessa cosa. Da una parte, la storia è stata scritta dai neo-obesiani come Pinker, che sostengono che la civiltà moderna, in particolare dopo l'Illuminismo, è stata una storia di progresso lontano dalle nostre orribili e brutali origini. Dall'altra, i neo-russoniani come Diamond o Harari, che associano il progresso della civiltà umana alla perdita della libertà. Ma entrambi gli schieramenti, sostengono i due autori, avallano l'idea del determinismo storico, mediante cui gli esseri umani sarebbero passati inesorabilmente dallo stato di cavernicoli a quello di conducenti di auto. Graeber e Wengrove rifiutano questo approccio teleologico e pongono invece l'accento sul cambiamento spinto dalla scelta umana. Quindi, sostengono i due, la nostra preistoria non è stata uniforme, ma composta da una miriade di assetti sociali, alcuni che coinvolgevano grandi città, con organizzazioni monarchiche, altri eugualitari, altri ancora con la schiavitù. Per molto tempo dopo l'arrivo dell'agricoltura, 12.000 anni fa, sostengono, non c'è stato un modello fisso di organizzazione comunitaria, ma piuttosto una ricca diversità di società che usavano l'agricoltura ma non soccombevano alle sue esigenze sociali irrigimentate. La campagna pubblicitaria per il libro ha usato inoltre una frase che Graeber amava ripetere molto spesso, cioè è ora di cambiare il corso della storia a cominciare dal passato. Mai parole sono state più vere. Quello che è fuori di dubbio è che il libro ha catturato l'immaginazione del pubblico, diventando un best seller internazionale già tradotto in 30 lingue. Ha scalato la maggior parte delle classifiche dei libri nel 2021, e quest'anno, nel 2022, è già stato candidato a diversi premi prestigiosi. Tuttavia, nonostante tutto il suo applauso, The Down of Everything ha anche attirato, ovviamente, molte critiche acute, con una serie di suggerimenti secondo i quali gli autori avrebbero frainteso o travisato il loro ampio materiale di ricerca e in particolare che avrebbero fatto affermazioni non supportate da prove. Così dicono i loro detrattori. Non poteva ovviamente mancare una critica del genere e forse risulterà sotto certi aspetti anche propositiva per rimettere in parte, almeno in parte, in discussione e rivedere molti concetti che sono stati dati per assodati, ma che oggigiorno esigono veramente di essere rivisti. Che dire di Gobekli Tepe o Karantepe? Solo questi due siti ci hanno imposto di rivedere il nostro concetto di storia e civiltà, mostrandoci come almeno nel 9600 a.C. l'uomo non fosse un troglodita, ma avesse già cognizioni e conoscenze molto avanzate. Cosa succederebbe inoltre se pensassimo e ritenessimo tutti gli umani? dai cacciatori e raccoglitori del paleolitico fino agli indigeni colonizzati e sterminati dagli europei negli ultimi secoli, come a dei sofisticati pensatori capaci di immaginazione e azione collettiva. La risposta di Graeber e Wengrove è una demolizione dettagliata di una serie di concetti semplicistici, ma molto diffusi, di idee sulla storia umana. Il libro liquida gli opposti, quello del buon selvaggio corrotto dal progresso e quello dello stato di natura brutale e incivile. Liquida anche ogni approccio che deterministicamente associ la complessità sociale ad un'inevitabile spinta verso le forme di organizzazione politica e sociali delle attuali società. Il libro si disfa infine dell'idea che esistano e siano esistiti popoli statici. Graeber e Wengrove vogliono riportare al centro delle ricerche la storia umana, la creatività sociale, il desiderio di libertà e la capacità, come dicono loro, di fare la storia. Il libro fa riferimento a tre libertà fondamentali. La libertà di andare via, cioè di spostarsi in altri luoghi e in altre collettività. La libertà di non obbedire agli ordini sgraditi e la libertà di creare nuove relazioni sociali. Per gli autori queste tre libertà erano centrali e fieramente difese come tali in una serie di società che vanno dagli agricoltori delle pianure alluvionali della Mesopotamia neolitica fino appunto ad alcune delle popolazioni indigene nordamericane impegnate nella resistenza anticoloniale. Con un notevole numero di esempi tratti dalle più recenti ricerche archeologiche e da svariati studi etnografici, il libro identifica tre fenomeni che dimostrerebbero l'ubiquità di queste libertà nella storia umana. La schismogenesi, la stagionalità e la rappresentazione ludica del potere. La schismogenesi si riferisce alla costruzione di relazioni per esplicita opposizione alle forme sociali di un'altra società, di cui si detestano i modi di associarsi. La stagionalità è la compresenza in uno stesso gruppo di forme politiche completamente eterogenee, in periodi anche diversi dell'anno, per esempio forme autoritarie in periodi invernali e antiautoritarie in estate, e numerose civiltà ce lo mostrano chiaramente. La rappresentazione ludica del potere invece consiste nel ribaltamento scherzoso dei ruoli sociali, come nel caso dei carnevali o di festività simili, in cui ciò che davvero si rappresenta è il carattere performativo del potere. Cioè che esiste solo finché ci si crede, finché lo si continua a generare collettivamente. Secondo Graeber e Wengrove, questi fenomeni ci aiutano a capire perché in molte società si è esistita una consapevolezza diffusa della possibilità di cambiare le proprie forme sociali e di bloccare chi tentava di limitare le tre libertà citate prima. Per Graeber e Wengrove, inoltre, l'unico modo di spiegare questa varietà di forme sociali è supporre che i nostri antenati non fossero stati così stupidi, erano attori consapevoli, capaci di modellare i propri assetti sociali a seconda delle circostanze. Siti come Çatalhöyük in Turchia e molti altri Offrono prove incontrovertibili dell'esistenza di città nel passato in cui non è possibile trovare alcun segno di dominio autoritario. Generalmente, quando questi segni ci sono, si distinguono nella forma di palazzi, templi o fortificazioni. Lo stesso potrebbe dirsi per molte città della civiltà ballinda, tra le India e Pakistan. Altre città antiche, come Cahokia nel Mississippi o Shimao in Cina, ci mostrano prove di una successione temporale di diversi ordini politici, da autoritari a egualitari, il che fa pensare a rivoluzioni urbane che indussero tali cambiamenti. Questo libro merita indubbiamente di essere letto, è un punto di partenza per una nuova visione della storia, ma soprattutto si pone come uno spartiacque tra un prima e un dopo. Non troverete riferimenti a civiltà precedenti o a questioni simili che di solito trattiamo sul mio canale, al suo interno, ma troverete la volontà di due accademici di vedere oltre il paradigma dominante cristallizzato di certo accademismo, aprendo le porte a riconsiderare il passato sotto una nuova luce e anche con chiavi di lettura diverse. Prima di Schliemann la Troia di Omero era solo un mito, dopo i suoi scavi divenne una realtà evidente. Chissà quali e quante scoperte ancora ci attendono, ma se non avremo la giusta apertura mentale e il corretto modo di comprenderle, rimarranno solo dei piccoli focolai in attesa di tempi migliori.